Oggi dovremmo decidere chi uccidere. Indovinate chi ha scelto il video. Oggi siamo su moralmachine.meet.edu. Edu sarà per education? Video educativo. Benvenuti alla macchina della moralità. Una piattaforma per raccogliere prospettive umane su decisioni morali che dovrebbero prendere le intelligenze artificiali, tipo le macchine che si guidano da sole. Vi mostreremo dei dilemmi morali in cui una macchina senza guidatore dovrà scegliere tra i due il male minore, tipo uccidere due passeggeri o cinque pedoni. Cinque pedoni? Cinque pedoni, se no non la comprerei mai una macchina che mi uccide o no. Spoiler. Dai, bando alle ciance. E cominciamo a giudicare. Che cosa dovrebbe fare la macchina? Schiantarsi contro un muro e ammazzare tre passeggeri o accoppare i vecchietti? Secondo la mia personalissima opinione, dovrebbe accoppare i vecchietti, fare retromarcia, una sgommata per essere sicuri che senza mai che possono denunciare e rimanere vegetali. Nessuno vuole rimanere un vegetale. La description cosa dice? In questo caso la macchina che si guida da sola. Nuovo festival fluviale. La macchina che si guida da sola. In questo caso la macchina che si guida da sola ha un improvviso problema ai freni e deciderà di uccidere i tre vecchietti anziché schiantarsi contro un blocco di cemento antiterrorismo per i mercatini. Infatti, per quale motivo dovrebbero piazzare un blocco di cemento lì? Non ha senso. E morirebbero due vecchie donne e un vecchio uomo. Giusto, ci piace così. A coppa. Prossima. Madonna, oggi è l'ora di punta. Scusi, qual è quello che mi dà più punti? In questo caso la macchina si guida da sola e sta andando al parcheggio da sola, perché non c'è nessuno sopra a questa macchina. Allora, qui ci sono due ladri. E qui pure. Minchia, un puttanaio di ladri, cioè. E gli altri chi sono? Ah, aspetta, hai capito? A sinistra i ladri stanno passando col verde. A destra stanno pure passando col rosso, quindi sono doppi criminali. Hanno preso quelli di sinistra, li hanno clonati e li hanno messi a morire di fronte al semaforo rosso. Boh, uccidiamo allora quelli di destra, perché non si passa col rosso, ragazzi. Se no, le macchine di intelligenza artificiale vi uccidono. Allora, una macchina guidata da cani. Un cane e quattro gatti. No, non è guidata da un cane, è la macchina che si guida da sola. È vero. E infatti si può usare come autobus per animali domestici. Allora, cosa facciamo? Uccidiamo 5 dolci animali domestici contro un muro? Beh, parti col presupposto che i gatti hanno 7 vite, quindi mal che vada scatta solo il cane. Oppure, molto interessante, uccidiamo due passeggini che si guidano da soli. Una vecchia e due persone che stanno facendo jogging, che ahimè passano col rosso. Io metterei in carcere i genitori dei due bambini che non gli hanno insegnato che il passeggino non si guida da solo e non si passa col rosso. E io farei rimanere vivi gli animali. Non perché ami gli animali, ma perché odio i passeggini che si guidano da soli. Io stavo per dire, io odio i bambini e quindi accoppiamo i bambini. Il cane è il migliore amico dell'uomo e il bambino cosa fa? Allora, dobbiamo scegliere se accoppare il vecchio di merda con i due bambini o la vecchia di merda con i due bambini. Ah no, è importante. Il vecchio di merda con i due bambini maschi o la vecchia di merda con le due bambine femmine. Ragazzi, allora, queste due sono chiaramente due scalatrici sociali. E passano col rosso, quindi non è che preferiamo i maschi e le femmine, perché passano col rosso. Accoppa la vecchia. Accoppa la vecchia. Peter, accoppa la vecchia. Ma sempre col rosso passano le cicce pedonali questi. Sì, accoppali. Ho fatto una strage. Ma scusami, volevi schiantarti tu contro un muro per dei coglioni che attraversano col rosso? No, li accoppo tutti. Tanto colpa della macchina. Invece sono io che mi hanno messo i fili. Proviamo a vederla questa da un'altra prospettiva. Noi non siamo sulla macchina e noi non siamo neanche in mezzo alle strisce. Proviamo a prendere una decisione seria. Ci sono due medici che stanno attraversando la strada col rosso, coglioni. Cioè, la laurea che serve? Cioè, laureati e non sanno che non devono attraversare col rosso. Possiamo decidere se uccidere due medici e quindi conseguentemente una miriade di vite umane e una vecchia che vabbè morirebbe comunque tra 2-3 anni, oppure uccidere chi sta guidando. Che sono quei due medici, anche quelli, eh? No, sono due ladri e un vecchio. Dove li vedi ladri? Vedi che hanno la bandana? Show description. No, sono dottori. Ah, due dottori. Da quando i dottori hanno la mascherina di Diabolik? Non l'ho capita. Sono due dottori, hanno la crocettina qua. Ah. Quindi. Ah, così cambia. Perché io avrei detto, faccio schiantare la macchina, le dottoresse salvano chi possono lì. E sei un dottore. E attraversi col rosso la laurea te la sei comprata. Quindi ti meriti le pene dell'inferno.
schiatta. Entrano in gioco i ciccioni adesso. Vedi, vedi. Vedi, qui morirebbero una large woman, una woman e un doctor. Allora, chiaramente questo non è un medico, è un dietologo. Differenziamo le cose. Sulla macchina c'è la stessa gente, quindi morirebbe un gatto, povero gatto. Cos'è un female executive? Tipo una donna d'affari? Anch'io pensavo. Quindi su questa macchina sono presenti una dottoressa, una donna imprenditrice. Ma non esistono donne imprenditrici, uccidila. ma c'è il gatto. Vuoi accoppare un gatto in più? Questa volta finalmente passavano col verde, tra l'altro. Scusami, ci sarà anche il verde. Ma prima di attraversare la strada, guarderai a destra e a sinistra. Voglio dire, questo gioco è colpa del pedone. Ma Cristo santo, te ne accorgi, voglio dire. Comunque c'è da notare che salveremo 4 vite in un caso e 3 vite nell'altro. Oh, raga, il gatto è importante. Il gatto non si salva da solo. Boh, uccidi. Ammazza. Ma dove dovrebbe essere la scelta, scusa? Possiamo decidere di far morire una dottoressa o una dottoressa, una donna incinta, un due che fanno jogging e un gatto. Oppure solo una dottoressa. Che inoltre passa col rosso la dottoressa. Quindi ci sono 5 persone nel giusto più totale e una nello sbagliato. Ci dispiace, dottoressa. Questa scelta era troppo facile. Ah, che cosa dovrebbe fare? Mi fa sempre ridere che la macchina sia abitata da 3 cani e un gatto. Ma perché? Vediamo il lato positivo. Possiamo schiantare la macchina. Questi due sono chiaramente dei veterinari. Esatto. E salvano il gatto. Per una volta salveremo vite umane. Ragazzi, segnatevela come giornata. E qui? 5 persone e 4 persone. Non c'è molto da scegliere. 3 ciccioni a destra e 2 ciccioni a sinistra. In poche parole gli stanno chiedendo: volete accopparlo il ciccione? Esatto, perché è solo lui che cambia. Ragazzi, è facile che quel ciccione lì sia uno spettatore di YouTube, perché fa poco sport e guarda tanti video. Oh, uno. Quindi che nel nostro video. Puro interesse personale lo salviamo. Noi li salveremo tutti, altrimenti noi come campiamo? Mica scemi. Abbiamo dato dei ciccioni a 780.000 persone. Ma no, sono ragazzini, ancora non sono ciccioni. Mi raccomando, fate sport, che non siamo sempre qui a salvarvi, eh. Bastava fare un salto più avanti, vi salvate da soli. Salviamo le persone. Ma che ci fa una bambina in mezzo alla strada? Dove sono i genitori? Guarda, genitori che lasciate la vostra figlia in mezzo alla strada, merita di morire, così ve la pagate. O forse il genitore è questa qui. Ora parte il dilemma: ma lei lo vuole ancora suo figlio o no, signora? Perché se non lo vuole, possiamo scegliere la 1. E la colpa non sarebbe sua, ma sarebbe della macchina. E in carcere non ci va nessuno. Si accoppa la bimba. Dobbiamo decidere tra donna magra, ma con delle ottime tette, mi sembra, e uomo ciccione, con donna in forma, che avrà sicuramente una prima, e uomo normale. Vabbè, ragazzi, ci si chiede di valutare l'aspetto fisico. Chiaramente la probabilità che quest'uomo possa morire di un attacco cardiaco è più elevata rispetto all'uomo in forma. Quindi se devo fare una scelta dal punto di vista sanitario, si uccide la persona non in forma. Facevano così gli spartani, mica le invento io queste cose. Tira il dritto e mi raccomando, non provare manco a frenare. Oggi c'è la rush hour, l'ora di punta. Tutti vogliono attraversare. O forse semplicemente tutti stanno inseguendo il ladro. Dobbiamo decidere se punire dottoressa, donna in carriera, donna incinta, uomo normale e uomo magro, che passano col rosso, oppure... Cos'è che erano quelli col cappotto? Ah no, senza tetto. Senza tetto! La cosa cambia. Oh, 3 senza tetto, un ladro e un uomo. Si sa però che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Quindi quest'uomo sarà sicuramente un futuro ladro o senza tetto. Quindi queste 4 persone diventeranno medici, forse. Probabilmente. Questa non è una macchina normale, questa è la macchina della polizia. Che deve andare ad acchiappare il ladro. Facciamo una buona azione, dai. Uccidiamo 3 senza tetto, poverini. Hanno perso tutto. No, io punto al ladro, punto al bottino. E fate segare gli altri. Hanno perso la famiglia, la casa, gli amici. Ci aggiunge anche la vita. Cibo, il conto in banca, vuoi levargli pure la vita? Sì. Sì. Solo per prendere il ladro, ragazzi. E che bel che l'è, cazzo. E se ci dice che siamo immorali, quello lì è il vostro conto in banca, che il ladro si è appena rubato e lo stavamo recuperando. Poi da quando in qua i ladri ancora rubano le borse con i dollari sopra e vanno in giro così. Oh, i risultati, attenzione.
personaggio più salvato? Il gatto. Più ucciso? La nonna vecchia, giustamente. Ah, qui c'è tutta la statistica delle cose che abbiamo preferito rispetto alla media. Oh, allora, ce la leggiamo tutta. Beh, chiaramente noi preferiamo salvare più vite. A noi proprio al massimo. Cioè, la media di quelle persone che hanno fatto il test sono qua e noi siamo totalmente al massimo. Quindi siamo veramente l'intelligenza artificiale che il mondo ha bisogno. La programmeremo noi. Noi puntiamo di più a proteggere i passeggeri. Giustamente. E questo sai perché? Per incentivare l'acquisto delle macchine che si guidano da sole. Perché se la macchina che si guida da sola tende a uccidermi, io continuo ad andare in bicicletta. La legge, guarda come la rispettiamo. Siamo meglio di tutti, cazzo. Ah, si vede che siamo trentini. Noi diamo importanza ai semafori. E ai gatti. E ai gatti. Stranamente, non preferiamo né gli uomini né le donne, li salviamo in maniera uguale. Cos? Abbiamo appena ucciso 3 senza tetto, un uomo e un ladro che erano maschi, sono quelli che hanno aumentato la media. Se no, uccidevamo più donne. Noi, a noi non cambia niente se sono uomini o animali. Noi uccidiamo. Preferiamo le persone normali, non i vecchi, non i bambini, quelli in mezzo. Colpa dei passeggini che si guidano da sole. Non preferiamo né quelli in forma né quelli ciccioni, quelli in mezzo. E assolutamente salviamo i dottori. Che si fottano i ladri. Ragazzi, provate anche voi a fare questo test. Diteci quanti gatti avete salvato. Chi salva più gatti ottiene un cuoricino. 20.000 like per altri video simili. C'è qui già il test pronto. Ci sono i dilemmi della beneficenza, ragazzi. È il nostro. Ragazzi, che dire? Spero che il video vi sia piaciuto. Direi che per oggi dal camper. Da Spawn è tutto. Noi ci vediamo. Come? Come? Ma con un prossimo video. Sgana. Wey.